ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari in studio Silvia De Sandi. In apertura l'ampia pagina politica, sprint finale in vista delle primarie del Partito Democratico di domenica. Oggi a Bari, Massimo D'Alema a sostegno di Gianni Cuperlo. E non è mancata la polemica nei confronti del sindaco Emiliano, capolista per il sud-est a sostegno di Renzi. Silvia Di Pinto. Un blocco di potere in campo per sostenere la candidatura di Matteo Renzi, un votificio mobilitato da un sindaco, Michele Emiliano, che ha perso il senso della competizione, che si sta muovendo in modo discutibile rispetto ai suoi doveri istituzionali, visto che avrebbe chiamato a rapporto per le primarie di domenica perfino i presidenti delle ex municipalizzate. Promette scintille l'onorevole Massimo D'Alema e non usa mezzi termini. Ultimi appuntamenti pugliesi per sostenere Gianni Cuperlo segretario. Un'occasione per mettere in guardia il primo cittadino di Bari che secondo D'Alema non avrebbe dovuto neppure candidarsi. Inevitabile il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che, spiega D'Alema, cambia il senso della sfida di domenica. La Corte ha chiarito che non è possibile fare le elezioni subito a meno che non si voglia disgregare il paese con il proporzionale, dice, e a quel punto tutto il sistema bipolare sarebbe in crisi e sarebbero obbligatorie le larghe intese fino al 3000. È evidente che la sentenza della Corte pone un enorme problema di riforma, conclude D'Alema, che richiede un governo che resti in carica, stabilità e non confusione. Concentrandoci sulla sfida cittadina, quale sfida si prospetta domenica? Voi avete scelto di fare un passo indietro in qualche modo per abbassare un po' i toni, ma sembra che così non sia. Beh, io sono colpito per il fatto che anche il sindaco Emiliano aveva detto che avrebbe fatto un passo indietro. Invece mi sembra più che mai impegnato a mobilitare tutto l'apparato di potere che ruota intorno all'amministrazione comunale al servizio della battaglia congressuale del nostro partito, il che non mi sembra giusto e non mi sembra corretto. Il vostro capolista, e lei l'ha detto chiaro, lei l'ha ribadito, il partito non è un comitato elettorale per gli eletti, ma è al servizio degli iscritti. Quindi... Sì, noi non vogliamo un partito comitato elettorale, vogliamo un partito comunità di persone, donne, uomini, che condividono gli stessi valori, gli stessi ideali, e non un comitato che si organizza intorno ad un capo e che poi magari a livello locale ognuno... Ci sono i vari capetti, diciamo, ecco, perché questa sommatoria di comitati elettorali secondo me sarebbe molto fragile e offrirebbe un'immagine della politica che allontana i cittadini, non li avvicina. Sulla città di Bari, Renzi ha cominciato la sua campagna congressuale proprio da Bari e si è capito da subito che sarebbe stata questa città un po' un nodo nevralgico in questa sfida. Ma guardi, io credo che noi ci dobbiamo battere per un voto libero. Le persone possono scegliere con libertà e senza condizionamenti. Il principio antico, cuius regio e eius religio, cioè che tutti i cittadini erano tenuti ad avere la stessa religione del sovrano, è un principio antico. E quindi noi invece viviamo in una grande democrazia in cui a Bari è legittimo pensarla anche diversamente da Emiliano sul congresso del Partito Democratico. E uno deve poterlo fare con libertà, senza che ci sia nessun assessore, nessun direttore, nessuna autorità che gli rompe le scatole. Questo è il problema. È un problema serio, spero che lo capisca il sindaco di Bari, perché... intendiamo vigilare molto seriamente su quello che accadrà. E a seguire, subito dopo il nostro telegiornale, andrà in onda la conferenza stampa dell'onorevole D'Alema. Domani mattina invece alle 8 nella nostra trasmissione Beyond Gang si confronteranno i sostenitori dei tre candidati. Immediata la replica del sindaco Emiliano, le parole che abbiamo sentito: se c'è una persona che si è sempre battuta per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti all'interno del Partito Democratico, questa sono io, ha scritto in una nota, e non smetterò mai di farlo. Della mia correttezza è stato testimone lo stesso D'Alema in occasione di altri appuntamenti elettorali, ha continuato il sindaco. Per quanto mi riguarda, nulla di diverso sta accadendo adesso rispetto al passato. L'unica cosa che oggi è cambiata è che questa volta D'Alema è Dio
Matteo, non sosteniamo gli stessi candidati. Temo che D'Alema stia semplicemente tentando di mettere le mani avanti per giustificare un'eventuale sconfitta del suo candidato. Non si personalizzi la sfida. Renzi è però l'unico che può incarnare il cambiamento. Queste le parole dell'onorevole Paolo Gentiloni, ex ministro per le telecomunicazioni, oggi a Bari per sostenere il sindaco di Firenze. Sentiamo l'intervista. Per tanti versi, anche se molto riduttivo, questa appare come una sfida tra Renzi e D'Alema. Però io eviterei di personalizzare, non c'è dubbio che Renzi è il futuro, è la leadership futura del Partito Democratico, ma non lo è particolarmente contro D'Alema, sicuramente è molto diverso dal modo in cui il Partito Democratico e alcuni dei suoi maggiori esponenti hanno gestito le cose in questi anni. Direi che c'è un po' una sfida al di là delle persone tra come le cose sono andate in questo ventennio, per colpa di Berlusconi, ma anche per gli errori nostri del centrosinistra, e come devono cambiare. E in fondo domenica c'è una specie di referendum per mettere in condizione Matteo Renzi di fare una cosa difficilissima, e cioè cambiare le cose rispetto a come sono andate negli ultimi 20 anni.